Devo dire di non credere, ad esempio, all'oroscopo, agli astri, al malocchio, alla sfortuna in generale, a forze maggiori che influenzano le nostre vite, gli eventi, ma nell'ultimo periodo sono talmente sfortunata che inizio a chiedere veramente che qualcuno mi abbia fatto una fattura, una maledizione o quello che è, perché l'altro giorno mi sono vista con mia sorella ed ero partita in anticipo come faccio sempre. Me ne sono successe di ogni sui mezzi pubblici, dal semaforo rotto a un pezzo che si è smontato e quindi il conducente l'ha dovuto rimontare, metro che mi passano davanti per un soffio. Anche qua a casa lasciam perdere, ma poi stanotte alle 3 ci siamo svegliati di soprassalto, io con un'ansia terribile, perché il gatto, e anche questa è una cosa che non ha mai, mai, mai fatto, cioè proprio ci ha colti alla sprovvista, il gatto è saltato sopra la macchina del caffè, l'ha accesa, l'ha azionata e l'ha buttata per terra. Quindi noi abbiamo sentito tutti questi rumori e un tonfo pazzesco. A me è veramente preso un colpo, pensavo boh, che fosse caduta la libreria o qualcosa, non abbiamo nemmeno nulla di appeso, quindi veramente non riuscivo a immaginare che cosa potesse essere successo. Di sicuro non può essere caduta da sola alla macchinetta, quindi per questo dico che è stato il gatto, nonostante non sia mai saltato sulla macchinetta, ma nemmeno ha mai provato ad avvicinarsi o ad arrampicarsi, proprio mai, quindi stranissima come cosa. Per fortuna la macchina del caffè è salva, non si è rotto nulla, non si è scheggiato o rovinato niente, semplicemente alle 3 di notte abbiamo preso un bello spavento e ci siamo messi a pulire il caffè. Il caffè che è uscito un po' per terra, ma vabbè. Quindi diciamo che non ci si annoia mai qua. Passando invece a cose più carine, come avete visto, ho iniziato a decorare un po' casa per l'autunno e ricordavo di avere molte più cose a tema autunno. In realtà ho appunto quelle zucche finte, quelle due o tre decorazioni che avevo trovato l'anno scorso da IKEA. E basta, perché ancora è un po' presto per i miei gusti mettere fuori le luci che avevo trovato alla Lidl sempre l'anno scorso con le zucche di Halloween e i fantasmini. E niente, quindi sono rimasta un po' male perché non ho altre cose. La prossima volta che passo al supermercato controllerò nel reparto ortofrutta se ci sono delle zucche ornamentali o comunque se in questi giorni mi capita di vedere un fruttivendolo o comunque qualcuno che venda queste benedette zucche, magari ne prendo qualcuna da mettere di nuovo in giro per casa. Di grandissima decorazioni tipo ghirlande in giro non ne ho viste. In generale ogni anno faccio fatica a trovare delle cose veramente autunnali, quindi ho rispolverato quella decorazione che avevo fatto utilizzando del semplice gomitolo in cotone arancione, avevo fatto dei pompon con il metodo della forchetta. Non so se lo conoscete, nel caso cercatelo su Pinterest, semplicemente si fa passare per i denti di una forchetta del filo. E poi si ottiene appunto un pompon. Quindi veramente una cosa super semplice e base. L'anno scorso avevo fatto anche delle zucchette in all'uncinetto, ma Taki, quando era ancora piccolino, le aveva scovate e alcune si sono rovinate, sporcate particolarmente, quindi ho dovuto buttarle. E non ho voglia di rifarle. Quest'anno non ho voglia di rifarle, quindi mi sa che la terrò così casa. Non è forse super super autunnale, però dai, provvederò a cucinare qualcosa di speziato per dare maggiormente l'atmosfera. E poi da IKEA avevo trovato una candela profumata appunto di spezie che secondo me
aiuta un po' a rendere l'ambiente più caldo e accogliente. C'è da dire poi che a me la zucca non piace nemmeno da mangiare, quindi è veramente solo una decorazione, lo spirito dell'autunno si vedrà in queste cose e basta. Abbiamo anche una pianta di mirtillo enorme, che è stato il regalo per il compleanno di mio marito, e ho letto da qualche parte che dovrebbe iniziare a cambiare colore alle foglie. Infatti ho visto che alcune delle foglie sono un po' rossicce, un po' gialle, arancioni. Vedremo, nel caso sarà lui il nostro autunno. Ieri mi è arrivato un pacco con alcune novità di edizioni O, ho iniziato subito a leggere Parole di conforto di Matt Haig perché lo attendevo tantissimo e nonostante la tentazione sia quella di terminarlo praticamente tutto in una volta, credo che me lo terrò da parte e lo leggerò una volta ogni tanto, ovvero quando ne avrò bisogno, perché è una raccolta di frasi, pensieri, è suddiviso per capitoli più o meno lunghi in cui appunto si affrontano vari temi. In particolare lo scopo principale è quello di a dare appunto conforto, sentirsi non soli, capiti. Ci sono tanti bei punti di riflessione, alcune parole sono abbastanza scontati, ma possono esserlo in alcuni momenti, in altri magari si sente il bisogno di sentirsi dire certe cose. Mi piace molto come intento, quindi vedremo se effettivamente andando avanti sarà così, per adesso mi sta piacendo. Siccome però non continuerò a leggere in maniera diciamo continua come farei con un romanzo, ho deciso di iniziare anche I Terrestri di Murata Sayaka, che è un'altra delle novità che mi è arrivata da parte di Edizioni EO. Sono molto curiosa perché dovrebbe essere una lettura molto stramba e particolare, a che fare anche con gli alieni. La ragazza del convenience store mi era piaciuto, l'avevo trovato interessante per il concetto di normalità, quindi sono veramente curiosa. Dovrei anche mettere un po' posto qua nello studio, darla qua le piante, mettere via qualche panno da lavare, libri nuovi che sono arrivati, mamma mia. Invece, che cosa mi sono messa a fare oggi? Mi sono messa a riorganizzare e sistemare questo cassetto in cui regnava veramente il caos, qui in particolare avevo di tutto praticamente, e ho provato a suddividere e sistemare così, vediamo quanto durerà. Comunque, che belli i cucchiai, le cose di legno, le adoro. Se non fosse un difficile, diciamo, tenerli bene, pulirli, lavarli, avrei tutto così. Scusate la faccia un po' sbattuta, ma ennesima sorpresa poco piacevole, il mio computer fisso non funziona più e non posso permettermi in questo momento di sostituire il computer, quindi è stata un po' una batosta. Ci sono rimasta male, non me l'aspettavo, quindi adesso devo un po' capire che cosa fare, come muovermi. Devo sistemarmi ancora un po', ma stamattina sveglia super presto per festeggiare un pochettino. Il compleanno. Tacchi! No! Baby prigione. Adesso ti mettiamo nella baby prigione. Dicevo che adesso andrò un attimo a sistemarmi. Stamattina mi sono svegliata presto per fare un po' una piccola sorpresa a mio marito, visto che è il suo compleanno. Non ha voluto la torta, ma io avevo fatto le treccine, quindi gli ho messo la candelina sopra, insomma. Poi questo weekend con calma festeggeremo un po' di più rispetto a una semplice colazione. Oggi o domani andremo al sushi, io non vedo l'ora. E non ci credo. Tacchi! Tacchi, dove stai portando il tubetto? Dov'è? Guarda, ma sei veramente
Sei veramente un bricconcello. Questo bene o male ogni mia mattina. Caos, provo a correre dietro al gatto che vuole giustamente giocare, ma non con i suoi giochi. Questo weekend mi piacerebbe un sacco andare anche alla caccia del calendario dell'avvento. Lo so che forse è un po' presto, ma per alcuni forse è anche tardi, perché già da settembre hanno iniziato a mettere fuori dei calendari dell'avvento e molti sono già esauriti. Quello a cui punto io è quello della English Tea Shop, che su Amazon secondo me è un po' sovrapprezzato, almeno quello che volevo prendere io, che è simile a quello che ho preso 2 anni fa, che quindi ha proprio le caselline e tutti i tè a tema, comunque speziati, un po' invernali, e voglio provare a cercarlo in un negozio di casalinghi, cose per la casa, eccetera, e magari ne approfitto anche per vedere se ci sono altri tè un po' stagionali da fare, da prendere, insomma. Il gatto è tornato. Cioè, secondo te io ho rimesso lì il tubetto che non puoi prendere? Sono così scema.